Amici, oggi è il 27 marzo, la condizione capelli è come ci eravamo lasciati nel video del terzo mese. Ho ancora questo taglio osceno e devo ancora decidermi sul da farsi. Vi devo chiedere un consiglio perché non so se sono stato scammato. Praticamente sono andato in farmacia a prendere il solito Carefinast, io prendo sempre le condizioni da 84 compresse e come vi ho sempre detto nei video, la pago 58,50 euro, no? Mi ha fatto lo scontrino di due scatole e è venuto fuori 127 euro. Al che io ho detto c'è un errore e mi fa no, sono aumentate. Cioè è possibile che sulla scatola ci sia un prezzo e poi l'aumento ti è venuto dopo? Sono stato scammato. Nel caso, raga, fatemi sapere che tipo di finasteride prendete voi. Se è più economica, scrivetela nei commenti, così ci aiutiamo tra di noi. Buongiorno, amici. Oggi è fine marzo. Mi sto per rasare. Quindi, vi voglio far vedere il mio taglio di capelli prima. Ieri mi sono tagliato i lati, ma oggi ho deciso che proprio taglierò tutto. Raga, taglio ufficialmente fatto. Voilà. Dal video si nota molto di più lo stacco, cioè si vede molto di più il diradamento, ma in realtà a occhio nudo io lo vedo molto molto meno. Devo dirvi che sono molto contento perché mi vedo molto più in ordine. Se vedete così, senza la luce, si nota ancora meno. Signori, è il 5 aprile e questa è la situazione ad oggi. Io ovviamente ogni giorno che passa sono sempre più felice. Come vedete qua lo stacco è quasi sparito. Di qua è ancora visibile, secondo me tra 2 settimane ci siamo già. Oltre a questo, oggi vi volevo dire, visto che molti di voi mi continuate a fare la stessa domanda riguardo la creatina, io la assumo tutti i giorni, 5 grammi al giorno, ovviamente uso quella di Prozis, perché secondo i vari studi che ho letto, sì, aumenta il diidrotestosterone e per noi soggetti affetti dall'alopecia androgenetica non è una cosa buona, ma lo aumenta in quantità talmente basse da essere irrilevanti per l'alopecia androgenetica. Quindi se vi allenate prendete la creatina che vi fa solo che bene e continuate a spingere. Amici, è l'8 aprile, sono in macchina all'aeroporto di Treviso perché è appena arrivata Chiara, che non vedo da 3 settimane di persona, e vi faccio vedere i capelli. Probabilmente con il flash sparato si vedrà molto molto bene. Le tempie sono ancora un po' rade. Mi sono ritagliato io i capelli, come vedete la sfumatura sta migliorando. C'è stato un problema però, volevo fare un po' il perfezionista e mi sono castrato qua con la forbice per sfoltire. Ogni tanto taglia come una forbice normale, ma probabilmente sono anch'io che non la so usare. Detto questo, andiamo a prendere Chiara e vediamo cosa ne pensa di questo taglio e del castrone. In questa clip in realtà stavamo provando a fare gli attori per rigirarla, perché al primo tentativo ho posizionato il telefono, ma mi sono dimenticato di avviare la registrazione. Si vede tanto. Si vede tanto. Ah. Allora, lì è la parte bella, no? Sfumata da me. Bellissima. Sfumata Anche baietto. perché i capelli qui sono grigi. E questa? Qua si vede una doppia sfumatura. Tripla con la tempia. La prossima volta scanta Bauchi. Ah, dovevi ridirla così. Oggi è il 17 aprile, vi faccio vedere la condizione a luce spenta, solo con la luce naturale. Come vedete si nota leggermente qui, sulla chiarica, lo vedrò quando monterò il video. Il problema nasce quando sotto la luce, guardate, mi sembra che si noti molto di più. E in questi giorni ho risolto applicando veramente due spruzzatine di numero di Topic. Di questa tempia vi devo dire che sono già soddisfatto, cioè guardate con la luce quasi non si nota neanche più se li pettino un attimo. Qui c'è questo punto che è ancora diradato, ma raga è ancora presto, quindi vedremo nei prossimi giorni, settimane, mesi e speriamo migliori sempre di più e noi ci vediamo nei prossimi giorni. Questa è ufficialmente l'ultima clip perché siamo al 27 aprile, quindi a 4 mesi esatti. Come vedete ho il cappello perché vi mostrerò la situazione alla fine. Vi devo parlare di una cosa, un'azienda mi ha contattato, finalmente un'azienda che investe in questo canale, dicendomi: Ettore, vuoi provare la nostra scrivania? Io ho questa super piccola perché c'è la porta finestra. Vedete, è giusta giusta. Quindi io ho risposto dicendo: ragazzi, la scrivania non saprei che farmene, però se volete mandarmi una sedia, perché quando registro i video da seduto sulla sedia da PC continua a scricchiolare. E praticamente dopo questa mia richiesta loro mi hanno detto: Maestro, ma ti mandiamo anche la scrivania insieme alla sedia, che problema c'è? Questo è il pacco della sedia, come vedete l'azienda si chiama FlexiSpot. La sedia è questa, iniziamo il montaggio. Schienale, gambe, sedile. Dunque amici, nuovo trono montato, guarda qua. Cioè si può anche reclinare, io posso montare i video da così? Certo, non lo farò mai. Insomma potete bloccarlo dove volete e la cosa bella è che non fa rumore. Vi faccio vedere anche la scrivania e poi i capelli. Ok, intanto va fissata alla corrente. E questa raga è la scrivania. Il display, come vedete, è touch, lo sfiorate e lei si alza.
Non so se rendo l'idea, ma io sono 1,80 m e mi arriva qua. Le misure sono 120x60 ed è la misura intermedia. Se vi serve c'è sia più grande sia un po' più piccola. Comunque colgo l'occasione per ringraziare ancora gli amici di FlexiSpot per avermi mandato questa nuova sedia e scrivania. Adesso ho veramente una postazione super seria. Vi lascio il link dei prodotti che vi ho mostrato in descrizione. E se vi interessa questo genere di prodotti, dateci un occhio perché ci sono gli sconti di Pasqua per tutto il mese di aprile. E se vi iscrivete avrete uno sconto aggiuntivo, quindi magari il prezzo si fa super interessante. Ma ora viene il bello, perché mi tolgo il cappello. Ho fatto anche la rima. Ok, teniamo sempre lo specchio, facciamo l'esperimento con la luce spenta, così c'è solo la luce naturale, poi accendo la luce e vediamo la differenza. Io ai capelli non ho messo niente, ve lo giuro, ho fatto la doccia mezz'oretta fa e questo è il risultato a luce spenta. Ok, qua ho proprio la luce sparatissima. Non so come rende dal video. Se uno lo sa e fa attenzione si nota solo qui una zona leggermente diradata. Vabbè, adesso i segni del cappello. L'unica cosa che noto io, perché sono pignolo, è una differenza di lunghezza. Mi sembra che qui siano più folti, ma magari un pelo più lunghi, e quindi c'è questa differenza di misura. Ma la cosa folle è l'attaccatura, perché sembra che non abbia neanche fatto il trapianto da quanto è naturale. Comunque è inutile dirvi quanto io sia felice, perché mi sono proprio tolto la fissa dei capelli. Cioè adesso non sto lì a sistemarmi i capelli, tant'è che adesso non me li posso neanche sistemare essendo così corti. È già un'altra vita. Non vedo l'ora di vedere quando il risultato migliorerà ancora. Ora pensandoci però, manca un ultimo test da superare, ovvero quello con i capelli bagnati. E per fare quest'ultimo test ho organizzato di farlo in un posto speciale e non vedo l'ora di farci il video, raga. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io ringrazio ancora una volta gli amici di FlexiSpot. Ormai siamo quasi in 15.000. Io vi ringrazio di cuore e noi ci vediamo domenica prossima.